Voi non avete idea da quanto io volessi fare una classifica dei migliori Resident Evil e adesso ho la nuova fotocamera, ho il microfono, sono tutto gasato, la facciamo. Partiamo ovviamente dal peggiore, arriviamo al migliore, ma non prenderò tutti gli spin-off. Prima cosa perché la maggior parte sono delle cagate assurde. Seconda cosa perché voglio prendere solo i giochi principali, anche perché io gli spin-off non li ho giocati tutti. Quindi iniziamo sta carrellata dal peggiore al migliore. Il peggiore lo sapete tutti qual è, stiamo parlando ovviamente di Resident Evil 6. Resident Evil 6 è un gioco d'azione, è uno sparatutto sostanzialmente, non è assolutamente un survival horror. Se lo prendete così, allora potrebbe anche piacervi magari, ma se sperate di trovare un survival horror in Resident Evil 6, no. In più, i controlli non sono ottimali. La trama, proprio meglio che lasciamo perdere. Comunque, non è niente di memorabile, anche se vi piacesse per qualche motivo che io non riesco a comprendere. Ma soprattutto, io sono un fan di Resident Evil perché è un survival horror. Questo non è un survival horror, e come non survival horror, è un gioco brutto. Quindi, ragà, non giocatelo e andate alla prossima posizione, che è Resident Evil 5, che soffre di alcune delle critiche appena fatte a Resident Evil 6. Sicuramente c'è un po' meno azione, ma l'elemento horror anche qua è molto carente. Inoltre, questo gioco si svolge tutto in Africa e l'ambientazione non mi piace troppo. E oltretutto, la maggior parte dell'azione si svolge in piena luce del sole, in pieno giorno. E capite bene che dove c'è luce c'è poco horror. Nuovo personaggio in realtà non è che sia male, a me è sembrato tutto un po' forzato, dalla trama al nuovo personaggio al gameplay, e insomma non mi è piaciuto veramente per niente. Resident Evil 3 Nemesis, ovvero il Resident Evil 3 originale, non il remake, non è un brutto gioco, secondo me. Già da qui iniziamo ad entrare nella zona dei giochi che mi sono piaciucchicchiati. La cosa che non mi è piaciuta qua su Resident Evil 3 è l'eccessiva presenza di munizioni, di nemici e di spara-spara. Sembrava veramente uno sparatutto più che un survival horror, ma non c'era a livello di gameplay la giocabilità e la facilità di utilizzo delle armi che c'è in uno sparatutto. C'hai sti personaggi che si muovono, sembrano ingessati, mirano in un unico posto, ovvero dritto oppure in alto oppure in basso, e non puoi regolare la mira in altre maniere, no? Insomma, c'erano dei grossi limiti per essere uno sparatutto e dei grossi limiti per essere un survival horror. Resident Evil Zero è un capitolo che non mi è dispiaciuto. Intanto ritorniamo sul survival horror, e sul survival horror quello vero, in cui te finisci le munizioni, non sai come affrontare il nemico. Bello. Peccato però per alcune cose. La prima è il sistema di oggetti. Hanno scelto di togliere il baule, che poteva essere una cosa carina, ma il modo in cui hanno deciso di gestire gli oggetti, secondo me, è totalmente sbagliato. Cioè, tu potevi lasciare gli oggetti a terra e poi riraccoglierli. Questo significa però che non hai un elemento come il baule che ti permette di lasciare un oggetto lì e ritrovarlo anche nella prossima stanza di salvataggio. Se tu lasciavi un item importante per terra da qualche parte, poi andavi avanti e quell'item ti serviva, non c'era un baule o un qualcosa di simile che ti permetteva di recuperarlo senza tornare indietro. No, dovevi tornare indietro a riprenderlo e poi ritornare avanti. Due palle infinite. E secondo me è stata una scelta sbagliata. Altra cosa che non mi è piaciuta molto è la trama, che non mi ha convinto tanto. Sembra una copia di quella di Resident Evil 1, però con l'aggiunta di queste sanguisughe, delle quali non si sa nulla nei capitoli successivi, e quindi, insomma, mi è sembrata un po' una forzatura a livello un po' di trama. Altra cosa che non mi è piaciuta, Billy, ma vabbè, quella è una cosa mia, Billy mi ha fatto veramente come personaggio. Resident Evil Code Veronica. Mi è piaciuto. L'ho giocato in realtà più tardi, l'ho visto giocare ad un mio amico sul Dreamcast, poi l'ho recuperato più tardi e mi è piaciuto in realtà abbastanza, nonostante fosse un capitolo appunto vecchio quando l'ho giocato io. È sostanzialmente un Resident Evil simile ai primi due capitoli, ma con qualcosa di nuovo, per esempio questo cambio di personaggio fra Chris e Claire durante la storia, oppure i fondali di gioco che non erano più fissi, ma venivano renderizzati in real time. La trama a livello cronologico si situa fra Resident Evil 2 e Resident Evil 3, ed è una delle tante volte in cui i due fratelli, Chris e Claire, si perdono
e devono ritrovarsi in qualche modo nel mondo. Ovviamente i comandi, i movimenti del giocatore e la telecamera hanno gli stessi problemi dei capitoli iniziali, insomma, no? La telecamera fissa, i movimenti del giocatore un po' ingessati, ma comunque è veramente un buon capitolo secondo me. Village è una strana bestia ed è stato difficile inserirlo in classifica perché a livello narrativo va a scavare nelle profondità delle origini del franchise, mentre a livello di gameplay prende le distanze in parte dall'elemento puramente horror, prediligendo l'action, e però inserisce degli interessanti elementi survival, amplia la mappa aprendola anche e inserisce nuove meccaniche più tipiche di un open world in Resident Evil. Village è ancora un gioco horror, specialmente nella prima metà e nell'ultima parte, e tecnicamente è il miglior Resident Evil ad oggi. Però, artisticamente, perde un po' nella sezione di Moreau e scende nel delirio trash quando si arriva da Heisenberg. Il gioco è un ottimo gioco, ma lo spirito di Resident Evil è presente solo per metà. Resident Evil 3 Remake. Il remake di Resident Evil ha fatto un lavoro di svecchiamento grafico incredibile grazie alla potenza del Re Engine, il motore grafico sviluppato internamente dalla Capcom. La città è stupenda, così come la boss fight, anzi le boss fight con Nemesis, che sono incredibili e proprio meravigliano il giocatore. Io sono rimasto veramente male nella boss fight in cui Nemesis salta da un palazzo all'altro, insomma. Raga, immagini uscite da un film. Insomma, grande cura per l'aspetto visivo del gioco e veramente chapeau per questa cosa, perché mi ha stupito veramente tanto. Inoltre, il remake gioca allo scoperto su questa cosa dell'essere più uno sparatutto che un survival horror. Troviamo, sì, munizioni a non finire, imbracciamo fucilozzi, mitragliatrice, addirittura alla fine un fucile laser che spara una cannonata devastante. Non si nasconde dietro l'horror, dice chiaramente: sono un action sparatutto con gli zombie, e va bene così. Il tutto però riuscendo comunque a conservare quell'atmosfera un po' horror tipica della saga di Resident Evil, e comunque la tensione si sente sempre perché c'è Nemesis che ci corre dietro dall'inizio alla fine del gioco. Quindi insomma, buon compromesso fra azione e horror e comunque elementi action integrati molto bene nel gameplay, quindi perfetto. L'unico problema è che è un po' troppo corto. Qua ragazzi veniamo ai capolavori veri e propri della saga. E iniziamo infatti con Resident Evil 4, che è il primo capitolo che cerca di mescolare all'horror un gioco d'azione e ci riesce alla stragrande. La grossa rivoluzione che poi sarà adottata in tanti altri giochi, anche sparatutto, è quella della telecamera proprio sopra la spalla del protagonista, in questo caso di Leon, che aiuta molto con la mira e non è una terza persona completa, perché difficilmente vediamo tutto il corpo del protagonista, però ci aiuta molto a indirizzare la mira. Il principale elemento horror è dato dalla pazzia della folla. Infatti non veniamo mai praticamente attaccati da un singolo nemico all'interno di uno spazio ristretto di un edificio, ma veniamo attaccati da tanti nemici contemporaneamente in uno spazio aperto e vastamente esplorabile ed utilizzabile. Infatti possiamo muoverci con agilità all'interno di un villaggio e non di un solo edificio, scavalcando finestre, buttando su scale, salendo scale a pioli, e anche i nemici sanno fare queste cose, quindi ci aprono le porte, ci entrano dalle finestre. È molto più dinamico come gioco rispetto ai capitoli precedenti. E queste orde di abitanti del villaggio, seguaci del culto del Los Illuminados, sono completamente impazziti e sono intelligenti. Cercano di tagliarci la strada, di bloccarci le vie di uscita, e ci urlano contro anche frasi non proprio carine. Le continue urla sguaiate degli invasati del culto dell'Os Illuminados sono solo alcuni degli elementi sonori che caratterizzano l'elemento più spiccatamente horror del gioco. Infatti ci troveremo molto spesso a aguzzare l'orecchio per vedere se riusciamo a sentire il rumore di un motore a scoppio, perché dopo poco tempo nel gioco già impareremo che quel rumore prelude all'arrivo di un tizio incappucciato che ci vuole spappolare con una motosega. Il resto del gioco
è giocato proprio sull'azione e sullo shooting. Infatti avremo anche la possibilità di spendere, di raccogliere e spendere denaro con dei mercanti d'armi che ci vendono appunto delle armi completamente nuove oppure consentono di potenziare le armi che già abbiamo. Un elemento questo decisamente molto innovativo per la saga di Resident Evil. E anche la grande mobilità del personaggio, la possibilità di mirare in maniera più dinamica e più fluida sono sicuramente dei grandi punti di forza di Resident Evil 4 e dei grandi passi avanti rispetto agli episodi della saga precedenti. Insomma, raga, è un giocone. Se non avete giocato a Resident Evil 4, recuperatelo, ve lo consiglio. E trovate ovviamente il link in descrizione se volete acquistarlo. Qui, ragazzi, arriviamo proprio ai colpi al cuore. Resident Evil 1 e Resident Evil 1 Remake li ho messi insieme. Resident Evil 1 è l'inizio della saga e uno dei primi giochi survival horror della storia. Le musiche, l'atmosfera, la regia, gli enigmi, l'ambientazione, proprio la sensazione di essere costantemente in pericolo e l'impressione che girando l'angolo ci saremmo imbattuti in uno zombie che stava proprio fuori l'inquadratura per giusto un peletto. Che ricordi, raga? Ancora il Tyrant era un mostro aberrante, terrificante perché sconosciuto, e ucciderlo col bazooka e poi scappare in elicottero lasciandosi dietro l'edificio in fiamme non era ancora un cliché della serie. Un capitolo ottimo dal punto di vista della storia e anche e soprattutto dell'atmosfera. C'è sempre una tensione e al contempo una quiete incredibile e sinistra. Veramente bello, bello, bello. E il remake è un miglioramento ovviamente grafico decisissimo, inoltre aggiunge anche delle ulteriori zone da poter esplorare, e perciò ecco, se potete giocate al remake, ma anche il primo capitolo originale secondo me è veramente una perla. Anche di questo trovate il link in descrizione nel caso voleste bla bla bla. Resident Evil 2 e Resident Evil 2 Remake sono probabilmente, anzi è probabilmente il capitolo che ho giocato e rigiocato di più di tutta la saga. Questo e il primo capitolo sono quelli che veramente ho consumato. L'atmosfera è terrificante, proprio come quella del primo capitolo, ma ci siamo spostati dalle montagne alla città. E il cambio d'ambientazione ci fa entrare molto di più nell'ottica dell'apocalisse. Cioè, non stiamo parlando di un evento isolato nelle montagne Arklay, come su Resident Evil 1, ma il virus si sta diffondendo e lo sbigottimento e il terrore del diffondersi del virus si fanno strada nel giocatore nonostante i personaggi pixelati e squadrati, i movimenti ingessati e tutte le limitazioni che ovviamente ci sono nei primi capitoli della saga di Resident Evil. La stazione di polizia diverrà un altro degli ambienti interni iconici di Resident Evil, tanto che infatti verrà esplorato anche nel remake di Resident Evil 3. Insomma, il 2 è senza dubbio uno dei miei capitoli preferiti. Il remake lo rende praticamente perfetto. Viene eliminata la telecamera fissa, viene introdotta la mira manuale, la grafica è di un realismo pazzesco e soprattutto vengono accentuati gli elementi horror del sonoro e anche l'elemento visivo. L'ascolto diventa fondamentale perché molti dei luoghi che visiteremo saranno completamente bui, eccezion fatta per la piccola torcia che avremo a disposizione. È abbastanza evidente come Resident Evil qua abbia imparato da Silent Hill e questa cosa sinceramente è solo positiva. Un capolavoro del survival horror videoludico. Prendetelo se non l'avete mai giocato, link in descrizione. Raga, ormai lo sapete qual è il primo posto perché ne è rimasto solo uno di capitolo di Resident Evil e stiamo parlando ovviamente di Resident Evil 7. Per quanto mi riguarda è un capolavoro a tutto tondo. La storia è ben strutturata, anche se si perde un pochettino il finale secondo me, ma questa ovviamente è una mia opinione. E soprattutto è una storia che rimane tanto più coinvolgente di tutti gli altri capitoli perché è una storia intima che racconta della perdita di una persona e di come si cerca poi di recuperarla. E anche qua possiamo dire che Resident Evil si ispira nella trama in maniera abbastanza diretta a
i primi capitoli di Silent Hill. Sì, come al solito c'è una qualche infezione ed è ovviamente chiaro che sta succedendo qualcosa anche all'infuori della tenuta dei Baker, ma la nostra più grande preoccupazione e l'elemento centrale del gioco è la scomparsa di Mia, la moglie di Ethan. Mia che sembra essere stata rapita, torturata e tenuta in prigionia da una famiglia di cannibali, di pazzi, boh, non vi dico nulla, non vi voglio spoilerare ovviamente il contenuto della trama, lo scoprirete giocando. E raga, io sono stato completamente rapito dalla storia e dall'esperienza del gameplay. Il voice acting è di altissimo livello e i dialoghi sono credibilissimi e il coinvolgimento migliora ulteriormente con l'utilizzo della prima persona, elemento proprio rivoluzionario per la saga di Resident Evil, ma che è stata la scelta perfetta e secondo me ha dato veramente i suoi frutti per questo settimo capitolo. Certe scene mi hanno fatto veramente tanto agitare, e non solo per la violenza fisica, ma per quella proprio psicologica. Certe scene, certe immagini erano molto realistiche e allo stesso tempo molto disturbanti, molto perturbanti. Comunque, nonostante questo capitolo si sia allontanato dai binari della serie, è diventato il mio preferito. Il gameplay e la trama si sostengono fra loro e sono coerenti. La famiglia e la casa non sono solo uno sfondo della vicenda, ma ne sono i protagonisti e rimangono sempre gli elementi centrali e caratterizzanti del gameplay. Mentre per esempio il Tyrant o Albert Wesker sono due entità che incontriamo molto molto poco all'interno del gioco. Sono insomma più assenti che presenti, ecco. Mentre in Resident Evil 7 gli elementi della trama sono molto molto presenti anche nel gameplay, e questa è una roba gigante, grossa, giusta e che mi è piaciuta veramente un sacco. Quali giochi vi consiglio? Ovviamente i primi 4 capitoli senza pensarci un secondo. Se potete prendetevi remake, ma anche gli originali vanno bene, secondo me sono veramente dei gioconi. Se invece siete proprio fan della saga e volete giocarvi altra roba, vi consiglio Resident Evil 0 e Code Veronica. Ma il 5 e il 6, raga, non li giocate, manco se siete fan, perché sono giochi brutti, semplicemente. Se volete recuperarvi la trama, andate su Wikipedia e ve la leggete lì. Io vi ringrazio per essere stati con me per questo video, spero che vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e, come al solito, ci vediamo al prossimo video.